Ciao Lucine, vi avevo promesso un punto adatto per fare delle copertine. In realtà questo punto è adatto per fare veramente qualsiasi cosa, perché è veramente molto molto bello. È una tecnica mista, uncinetto e uncinetto tunisino, che però noi realizzeremo sempre con l'uncinetto tradizionale. È un punto abbastanza elaborato, ma anche abbastanza semplice da realizzare. Io l'ho realizzato col filato fiocco. In realtà ho usato questa colorazione, ma non ho il talloncino, quindi vi faccio vedere un filato analogo con il talloncino. Poi ho utilizzato un uncinetto del 3,5, sta a voi poi alla vostra mano. Un ago da materassaio per nascondere i fili, un paio di forbici e ora con il metro misurerò questo che è il campione, così se vorrete farci una copertina potrete fare la proporzione. Allora, 16 centimetri è il mio campione ed ho usato solo due multipli, quindi voi sapete che con due multipli raggiungete 16 centimetri. Fate il calcolo per arrivare alla lunghezza di una copertina. Io ci vedo bene anche una stola, ci vedo bene anche una maglia, ci vedo bene veramente molte cose con questo punto perché è molto molto particolare. E come vedete, potete vedere, ecco, queste sono le parti realizzate a uncinetto tunisino e queste sono le parti utilizzate con cui ho utilizzato l'uncinetto tradizionale, naturalmente sempre con lo stesso uncinetto. Ora sigla e partiamo. Ecco qua, sono partita con una catenella di due multipli, quindi 14 più 14 più 5, perché è il multiplo, quindi ogni volta sarà 14 più 14 più 14 più 14. Alla fine dei vostri multipli aggiungete 5 catenelle, che sono quelle poi per avere la simmetria del punto. Ora partiamo col fare tutto un giro di maglia bassa, quindi facciamo una catenella in più e in ogni catenella entriamo e facciamo una maglia bassa. Ovviamente per tutto il giro. Una volta finita la nostra maglia bassa, siamo pronti per il secondo giro. Finito il nostro giro di maglia bassa, partiamo col secondo giro, che poi sarà quello di ripetizione del disegno. Allora, partiamo con 3 catenelle che simulerà la nostra prima maglia alta. Io di solito parto con 2 e faccio la maglia alta, ma in questo caso mi occuperebbe troppo spazio, perché nel punto successivo devo subito fare la mia conchiglia creata da 2 maglie alte. Una e due, 2 catenelle e 2 maglie alte. Quindi capirete che se faccio una maglia effettiva mi occupa troppo spazio e quindi uso le 3 catenelle. In questo caso, come vedete, abbiamo la nostra prima conchiglia. Ora dobbiamo saltare 13 punti, lavorare nel quattordicesimo. E li salteremo facendo 14 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 catenelle. Prendiamo il nostro lavoro e contiamo 14 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Cosa facciamo? Ci fermiamo col dito sulla quindicesima per non perderla.
carichiamo il filo sull'uncinetto e nella quattordicesima entriamo e facciamo di nuovo una conchiglia composta da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. In questo modo, 2 catenelle e 2 maglie alte. Una e due. Di nuovo 14 catenelle e saltiamo 13 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Giriamo il lavoro in posizione perché ovviamente all'inizio ci si girerà. Teniamo il dito sul filo e contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, che sarà la penultima naturalmente. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella penultima e facciamo la nostra conchiglia. 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Una e due. Ora filo sull'uncinetto e sull'ultima maglia andiamo a fare una maglia alta. Sarà difficile un pochino da intercettare, ma c'è. Questo sarà la fine del nostro secondo giro. Il terzo ed il quarto saranno identici, quindi partiamo con il terzo, 3 catenelle, voltiamo il lavoro, entriamo direttamente nello spazietto creato dalle 2 catenelle al centro della conchiglia e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, una e due, 14 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. A questo punto non dobbiamo contare nulla perché abbiamo la conchiglia di riferimento ed infatti facciamo la stessa cosa fatta prima. Quindi al centro della conchiglia 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Una e due. E abbiamo fatto anche questo. Di nuovo 14 catenelle. Fatte le 14 catenelle, stessa cosa. Abbiamo la conchiglia, entriamo al centro e creiamo una conchiglia su di essa, quindi un'altra conchiglia sopra alla conchiglia. 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Una e due. Dopodiché, ovviamente, filo sull'uncinetto, intercettiamo la terza catenella di inizio giro sottostante, ecco qui, entriamo e facciamo la nostra maglia alta. Dobbiamo fare un altro giro esattamente in questo modo. Eccoci qua arrivati al nostro quarto giro, perché il primo è la maglia bassa, 2, 3 e 4. E infatti qua adesso avremo la variazione. Allora, prendiamo il nostro lavoro e iniziamo come abbiamo iniziato finora, quindi 3 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo una conchiglia sulla conchiglia sottostante. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 1 e 2. Aspettate che ho perso il filo. Ecco qua. A questo punto andiamo a fare 7 catenelle, non più 14. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fate bene attenzione perché dobbiamo andare a contare 7 catenelle nella primissima fila, quindi nella primissima nel primissimo giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 mi risulta qua. Filo sull'uncinetto e faccio un punto popcorn da 5 mandate. Anche 4 vanno bene, perché io ho visto che 5 forse sono troppe. Quindi vedete, entrate, tirate il filo, filo sull'uncinetto, entrate, tirate il filo, filo sull'uncinetto, entrate e tirate il filo. Filo sull'uncinetto, girate bene la prima catenella che sicuramente si è stortata, tirate verso il basso la lavorazione così da allargare bene tutte le catenelle e passiamo attraverso tutte. Una catenella di sicurezza ed abbiamo fatto il nostro primo punto popcorn che va a, vedete, contenere tutte le catenelle realizzate finora. Ora arriva la parte dove useremo il punto appunto tunisino. Perché? Perché dobbiamo voltare il nostro lavoro e fare arrivare ad avere 7 occhielli sul nostro uncinetto. Uno l'abbiamo già, entriamo nella prossima catenella e tiriamo fuori il secondo. Entriamo nella successiva e tiriamo fuori il terzo, in quella dopo il quarto, il quinto, il sesto e il settimo. Ecco qua, abbiamo tutti i nostri fili sull'uncinetto. Ora usciamo da 2 per le volte che servono, quindi filo sull'uncinetto, esco da 2, 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 filo sull'uncinetto, esco da 2. Come sapete, il punto tunisino crea queste barrette, ok? Ora noi andiamo a riprenderle tutte, quindi abbiamo un filo sull'uncinetto, entriamo nella prima barretta, filo sull'uncinetto, usciamo e abbiamo 2 occhielli. Di nuovo mi avvicino ancora un po' così si vede meglio. Questa è la seconda barretta, ci entro, pesco il filo, esco ed ho 3 fili sull'uncinetto. Prossima barretta, entro, 4 fili sull'uncinetto. Prossima barretta, 5 fili sull'uncinetto. Prossima barretta, che è l'ultima, risulterà un po' nascosta ma c'è, 6 fili sull'uncinetto. E il settimo lo facciamo prendendo le 2 catenelle iniziali. Guardate, se noi voltiamo il lavoro qua ci risultano 2 catenelle, noi entriamo proprio in queste 2, prendendo tutte e 2 i fili, mi raccomando. Aspettate, perché ovviamente quando si registra si fa fatica a guardare bene. Ecco che ho tutte e 2 gli occhielli. Esco da questi 2 e di nuovo ho 7 fili sull'uncinetto. 3, 6, 7. Quindi di nuovo esco da 2. Esco da 2, esco da 2, esco da 2, esco da 2, esco da 2 ed ho il secondo giro finito. Andiamo a concluderlo, perché non è finito fino a quando non torniamo indietro. Quindi prima stanghetta, pesco il filo e ho 2 occhielli. Terza, 3 occhielli. Quarta, 3 occhielli. Quinta, 3 occhielli. Scusate, siamo arrivati a 5 occhielli. Ecco qua, la sesta. Mi raccomando, guardate bene la sesta dov'è. È proprio alla fine. Quindi la prendiamo
E poi giriamo e abbiamo la catenella, però noi la vediamo anche da qua, vedete? Facciamo in modo di prendere tutte e due i fili. Quindi usciamo e abbiamo finito il secondo giro, vedete? Che è concluso. Ne facciamo altri due, visto che è la prima volta, li facciamo insieme. Quindi esco da due, esco da due, esco da due, esco da due. Esco da due, quindi abbiamo preparato il terzo giro. Ora entro nella prima stanghetta, seconda, terza, quarta, e quindi abbiamo 2, 3, 5 fili sull'uncinetto, quinta, che è un po' nascosta. Ed ora, ovviamente, vedete nella catenellina laterale, quindi il primo filo lo vedo bene, il secondo lo devo intercettare un pochino. E quindi entro da qua e ho fatto il terzo giro. Mi preparo per il quarto, quindi torno indietro, 2 catenelle alla volta. In questo modo è veramente veloce. Io adesso sto andando piano semplicemente perché capite, devo farvelo vedere, ma il tunisino è la parte più veloce del punto. Quindi andiamo per concludere l'ultimo punto. Prima stanghetta, seconda. Se non la vedete bene, guardate quella sotto e troverete subito quella sopra. Quindi seconda, devo aver tirato un filo, terza, quarta. Ok, l'ultima la vedete, si confonde, ma se voi guardate bene sotto la troverete, è qua, piccolina, ma c'è. Vedete? E poi ecco qua la nostra catenella finale. Mi raccomando, non saltatela mai, altrimenti fate la diminuzione. E comunque dovete avere sempre 7 occhielli sull'uncinetto. Quindi usciamo per l'ultima volta da due, da due. Da 2, da 2 e da 2. Voltiamo il lavoro. Eccoci qua, abbiamo voltato il nostro lavoro ed ora andiamo senza catenelle di separazione a fare una conchiglia su questa conchiglia. Quindi riprendo l'uncinetto per la lavorazione a penna perché io mi trovo più comoda e quindi facciamo 2 maglie alte, una e due, 2 catenelle e 2 maglie alte, una e due. Questo si arriccerà, ma perché come chi sa fare il punto tunisino sa che il punto base del punto tunisino si arriccia, quindi non importa se si arrotola all'inizio, tanto poi noi lo andremo a fermare con un punto al termine di un po' di giri, quindi ne facciamo adesso di nuovo, dopo questo, altri 3 come sotto. E poi sarà il nostro punto popcorn a fermarlo, perché ci fermeremo esatto col punto popcorn proprio sulla punta di questo che è diventato un rombo. Ora di nuovo 7 catenelle, di nuovo vado a intercettare, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi fermo su quella dopo, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo, esco e di nuovo 2, 3, so che sembra un pastrocchio ma viene bene, 4, io mi fermo a 4 perché a me piace così. Raddrizzo bene la mia catenella che nel frattempo facendo il punto popcorn si è girata. Prendo tutto in mano tirando ed esco da tutto facendo una catenella di sicurezza. E come vedete abbiamo fermato le nostre catenelle con il punto
popcorn proprio come fatto all'inizio. Vedete? Ora cosa dobbiamo fare? Girare il nostro lavoro e andare a procurarci i 7 occhielli per fare le 7 maglie a punto tunisino. Quindi entro nella prima catenella che trovo davanti e ho 2 occhielli. Nella prossima e ne ho 3. In quella dopo sono un po' difficili da prendere sul retro, ma non ci facciamo spaventare. 4, 5, 6 e 7. Ecco qua, ce la facciamo. Voilà, abbiamo 7 occhielli. Facciamo esattamente come fatto prima. Rifacciamo il primo, l'andata e il ritorno insieme, e poi possiamo procedere da sole. Quindi esco da 2, 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 esco da 2. Facciamo, chiudiamo il punto, perché sapete che si lavora in 2, in andata e ritorno, il punto tunisino. Quindi prima stanghetta e ne ho 2, seconda stanghetta, nel primo giro non si intercettano bene ma ci sono, e ne abbiamo 3, 4, 5, 6, e ricordatevi della catenella finale, guardate, è già sull'uncinetto come con molta facilità. E abbiamo di nuovo 7 occhielli e abbiamo concluso il primo giro. Quindi adesso vado a fare 4 giri a punto tunisino e poi continuiamo insieme. Ecco qua, fatto anche il secondo rombetto a punto tunisino, quindi rivolto il mio lavoro e vado a rifare il mio la mia conchiglia, quindi senza catenelle di separazione. Entro nella conchiglia e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, una e 2. Andiamo concludendo con la prima maglia alta, quindi l'ultima, sulla terza catenella di inizio giro. Ed eccoci qua che siamo arrivati alla fine di quello che è il disegno. Adesso si ricomincia esattamente come all'inizio, quindi dobbiamo andare a riprodurre i 3 giri delle conchiglie separate da 14 catenelle per 3 giri. La prima la facciamo insieme, quindi 1, 2, 3, volto il lavoro e nella conchiglia sottostante vado a fare una conchiglia. Come vedete è veramente facile questo punto. E allora, risulta visivamente molto elaborato, ma in realtà la sua realizzazione è veramente molto molto semplice. Una volta capita la procedura è veramente facilissimo. Quindi andiamo a fare 14 catenelle, prendiamo in mano dritto il lavoro ed andiamo a fare un'altra conchiglia. Ecco qua, 2 catenelle di separazione e un'altra conchiglia, cioè scusate, altre 2 maglie alte. Di nuovo 14 catenelle ed andiamo a fare la nostra ultima conchiglia. Quando lavorerete il lavoro tenderà a girarsi più volte, ma non vi preoccupate, è solo questione di manualità. Allora, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, terza catenella di, ecco qua, sulla sotto, terza catenella, andiamo a fare la nostra ultima maglia alta. Allora, qui io vi faccio notare che ho sbagliato e state attenti anche voi, perché le catenelle devono essere sempre, scusate, le maglie alte devono essere sempre 2, ecco qua, ne avevo saltata una, quindi terza catenella,
e andiamo a chiudere il lavoro. E così, anche se si accartoccia, non vi preoccupate, perché poi lo ritireremo su quando andremo a fare, vedete, il punto popcorn, quindi alla fine poi si raddrizzerà. Quindi adesso vado a fare altri due giri come questo, quindi in totale dovranno essere tre giri di conchiglie, 14 catenelle, conchiglie, 14 catenelle. Io faccio gli altri due giri mancanti e poi vi faccio vedere come ci infiliamo col punto popcorn sopra al nostro quadratino appunto tunisino. Eccoci qua, abbiamo realizzato di nuovo i tre giri di conchiglie e catenelle. Per essere sicuri dovete avere tre, vedete, tre catenelle una sopra l'altra. E quindi ricominciamo il giro dove sarà presente il punto popcorn, ma questa volta invece di infilarci nella primissima maglia ci dobbiamo infilare nell'angolino del nostro punto tunisino. Adesso lo vedremo insieme. Quindi partiamo con le 3 catenelle iniziali, voltiamo il nostro lavoro, andiamo a fare la nostra conchiglia. È inutile che vi dica che è di 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, perché a questo punto l'avrete già capito. 1 e 2. 7 catenelle invece di 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, se volete poi trovarvi facilitate nel rifare il punto tunisino, lasciate le belle morbide. Quindi, io adesso cosa faccio? Vado qui sotto e mi infilo proprio nell'angolino. Quindi, aspettate un attimo che vi faccio vedere bene. Questo è l'angolino, quindi sotto le prime due costine. Passo sotto a tutte le catenelle ed estraggo il filo e lo alzo. Quindi 1, 2, 3, 4. Filo sull'uncinetto, esco da tutto e chiudo con una catenella di sicurezza. Come vedete, abbiamo fermato dritto il nostro rombetto, quindi il nostro quadratino messo in diagonale, e così si ferma. Questo sarà il rovescio, il dritto sarà questo dove si vede il punto tunisino dal davanti. Mi raccomando, quando poi prendete la copertina vedete il dritto è sul davanti. Quindi adesso, come prima, giriamo il nostro lavoro, una catenella l'abbiamo già, andiamo a procurarci le altre 6. Quindi entriamo nella prima catenella e ne abbiamo 2, 3, 4, 5 e 6, se riesco ad entrarci. Per quello vi ho detto fatele morbide, perché sennò poi si fa fatica ad entrarci. Allora abbiamo 3, 6, ecco qua l'ultimo, 7, perché ricordate dovete avere 7 occhiali sull'uncinetto, quindi 3, 6, 7. Ora come prima usciamo da 2, usciamo da 2, usciamo da 2, usciamo da 2, da 2, da 2, concludiamo passando nelle nostre stanghette, quindi 2 occhielli, 3 occhielli, 4 occhielli, 5 occhielli. La sesta, ve l'ho detto, si nasconde un po', ma c'è. Ok, e adesso la nostra catenella laterale, quindi ci entriamo facendo in modo da prendere tutte e due i fili della catenella iniziale. Ecco qui, abbiamo fatto il primo giro di punto tunisino. Ora concludiamo facendone altre 4 e poi ripetiamo come prima. Quando vi ho detto 4 giri di punto tunisino intendevo proprio 4 giri, ma in realtà
i 4 giri sono 4 giri e mezzo, perché noi poi dobbiamo tornare indietro, quindi 1, 2, 3 e 4 completi, mentre per tornare indietro dobbiamo fare, ecco, la preparazione, quindi il primo giro, la prima andata di punto tunisino e lasciarlo così com'è. Voltiamo il lavoro e di nuovo conchiglia su conchiglia senza nessuna separazione. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 7 catenelle, facciamole il più morbide possibile. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, così dopo ci sarà più semplice entrare nelle catenelle per fare il punto tunisino. Quindi filo sull'uncinetto, vado nell'angolino del nostro quadratino, tiro dentro tutte le catenelle, vedete, salgo e 1 e 2 e 3 e 4. Ora che ho fatto questo, raddrizzo bene la mia catenella iniziale perché nel frattempo si sarà arrotolata, filo sull'uncinetto ed esco da tutto tirando bene. Catenella di sicurezza, abbiamo fatto la nostra nocciolina. Vedete la differenza tra la nocciolina precedente e questa nocciolina? Non abbiamo quell'antiestetico filo, questo qua, perché io qui non avevo fatto la gettata iniziale, mentre qui prima di partire con la nocciolina ho fatto la gettata iniziale. Quindi prima ho gettato il filo sull'uncinetto e poi sono entrata. Se lo facciamo invece senza fare la prima gettata, ci viene questo antiestetico filo qui. Quindi siccome questo è un errore, volevo farvelo notare, anche perché potrebbe succedere anche a voi. Quindi di nuovo voltiamo il lavoro e andiamo a procurarci i nostri 7 fili sull'uncinetto. Quindi 3, vedete com'è più facile adesso che è morbido, 4, 5, 6, contiamoli, 3 e 3, 6, e quindi andiamo a prendere l'ultimo 7. Ora andiamo a fare quello che abbiamo fatto precedentemente, quindi i nostri 4 giri di punto tunisino. Esco da 2, 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 esco da 2. Quindi rientro pescando le stanghette. All'inizio non si vedranno bene, ma non vi preoccupate, ci sono, perché se poi voi appoggiate l'uncinetto si alza subito. Allora, ok, siamo a 3, 5, infatti l'ultima è questa, e poi mi raccomando, girate il lavoro lateralmente e trovate la vostra catenella ed entrate in tutte e due le costine, ecco qua, importantissimo che ci siano tutte e due. Quindi uscite e proseguite così per 4 giri, come detto prima, e mezzo, perché fatti 4 giri completi e poi dobbiamo tornare indietro. Quindi tornati indietro dopo i nostri 4 giri di punto tunisino, di nuovo voltiamo, andiamo a fare la nostra conchiglia e abbiamo concluso anche questo giro di lavorazione. Queste sono le ripetizioni che dobbiamo fare per tutta la lunghezza del nostro lavoro. Quindi adesso vado sulla terza catenella di inizio, giro sottostante, ecco qui, chiudo, volto sul dritto del lavoro, perché il dritto è questo, quello dove abbiamo il punto tunisino dalla parte giusta, ed ora dobbiamo continuare sempre con le stesse ripetizioni. Quindi adesso andremo a fare i 3 giri di conchiglie separati dalle 14 catenelle, e quando avremo fatto quello dobbiamo rifare questo giro che abbiamo appena fatto. Come potete vedere, qui ho fatto una ripetizione in più, quindi vedete, maglia bassa, le 14 catenelle con i due con le
conchiglie laterali, poi il giro con la nocciolina e i quattro giri di punto tunisino e così via per tutta la lavorazione. Quando avremo finito, qui farete, se volete, un giro di maglia bassa semplicemente agganciandoci su quello che abbiamo. Quindi su ogni maglia e su ogni catenella andiamo a fare una maglia bassa, quindi niente di più semplice. Se volete rifinire la copertina, io vi consiglio di partire dall'angolo facendo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, tutto un giro di maglia alta laterale, di nuovo l'angolo, maglia alta laterale, di nuovo l'angolo, e farlo per 3 giri, perché è già molto elaborato questo punto. Io non vi consiglio di fare una bordura troppo pomposa, perché sennò il lavoro diventa veramente pesante da vedere. È molto semplice, anche se molto elaborato. Io spero di averlo spiegato bene. Vi ricordo che ho usato il cotone fiocco di Merceria Italia Artisan, che ritengo assolutamente perfetto per questa lavorazione. Io inizialmente, vi dico la verità, avevo utilizzato il Diva, altrettanto di Merceria Italia Artisan, ma il problema è che il Diva è troppo sottile e morbido, quindi non dà il sostegno giusto per questo punto. Quindi io vi consiglio, per l'appunto, di farlo con il fiocco. Bene, il nostro tutorial è terminato. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao da Luci, un bacio grande, a presto!